Buongiorno a tutti, svegliati Alessandria, oggi il 31 dicembre 2019, mi trovo qui in via Dante, in Alessandria. Qui davanti a questo negozio, una macelleria, nella notte è stata forzata. Sorpresa dell'anno. Sì, è stata forzata l'ingresso di questa porta, infatti ci sono i segni qui. E ecco il professore Gianni, buongiorno. Ciao a tutti. E hanno rubato bottiglie di vino e olio. Esatto, e le hanno rotte per terra. Infatti qui abbiamo un cartello. Abbiamo parlato prima con i titolari dell'esercizio commerciale che ci hanno un po' spiegato la dinamica. Ma professore, ci sarebbe, come dire, anche da fare delle considerazioni che non so se di tipo farsesco o di tragedia, perché qui abbiamo una ricorrenza che è l'ultimo dell'anno, dei ladri miserabili probabilmente, che anche loro volevano festeggiare, perché un furto di carne, salami, olio e vino, è qualcosa di incredibile. O sei ridotto alla fame o hai intenzione di svuotare, ecco, una vetrina così, magari farti dei soldi vendendo tutti questi prodotti. Non so cosa pensare. Certamente sono cose che ci riportano al secolo scorso, perché furti in negozi di alimentari, tu ti ricordi? No. Furti in negozi di alimentari, io non li ricordo. Erano rari. Comunque i proprietari hanno detto che il danno è stato enorme. No, lì c'è un po' di danno alla vetrata, ma questi ladri di salami, tra virgolette di salami, pare che siano stati individuati da telecamere che ci sono qui nella zona, quindi... Sì, ma magari può essere anche un atto di vandalismo, qualche ragazzotto. Lì per terra abbiamo dei segni, hanno buttato della segatura, perché c'è dell'olio, del vino. Attenzione a scivolare, attenzione a andarci sopra a scivolare. Allora o maldestri o teppisti, non so come dire. Certamente è la conclusione di un anno, il 2019, che ormai è in linea di continuità con l'ultimo decennio, che è stato un decennio tragico, a partire dal 2010, un decennio che ha visto l'Italia impoverirsi sempre di più, raggiungere dei record, non certamente positivi, quello della povertà, della disoccupazione giovanile, del PIL più basso. Noi abbiamo una nazione che non sta crescendo. Sappiamo benissimo quali sono le motivazioni, almeno dal mio punto di vista io credo di saperle. Noi da quando siamo ingabbiati in un certo contesto, no? Europeo, noi non abbiamo fatto altro che peggiorare. Questa è la mia analisi. Certamente questo ultimo dell'anno è veramente tragico. Insomma, in via Dante, una via centralissima. Tragico. Se arriviamo a questi punti quando qua, si rapina una macelleria, cosa dici? Gianni? Che sia proprio in basso, proprio in basso, in basso. Siamo arrivati proprio alla frutta. Quando rapini, quando porti via del filetto. Potrei capire una oreficeria che c'è qui. Una banca. Guarda che è molto scivoloso. Sono andato su per caso. Non andare sopra, Gianni. C'è anche la macchia di vino. L'olio. Va bene, a questo punto viene Gianni che con la coppia ritrovata. Sono qua con il sovietico. La coppia ritrovata che vi fa i migliori auguri dal Gulag, i migliori auguri di buon anno, buon fine anno, con due N, e naturalmente N. Sì,
Naturalmente anche gli auguri li facciamo soprattutto alla città e ai cittadini. Viva Alessandria! E che sia un 2020 di rinascita. Speriamo. E anche naturalmente viva l'Italia. Esatto. Ciao a tutti. Ciao Gianni, sempre in gamba. Ciao. Stai attento che cadi, dice Attento che cadi. Da, da, da.